Bentornati cari amici, nella guida di oggi andremo a scoprire come passare facilmente foto, video, contatti e tanto altro da un vecchio smartphone a un nuovo smartphone Xiaomi, il tutto utilizzando un'app gratuita. Allora, siete pronti? Sigla! Prendiamo i due smartphone tra cui scambieremo i dati e siamo pronti a partire con il tutorial. L'app che dovremo scaricare ed aprire su entrambi è Mi Mover. Essa è gratuita ed è disponibile anche sui dispositivi Android più datati. Come mittente dovremo selezionare il vecchio smartphone che potrà essere di qualsiasi marca, mentre il destinatario dovrà essere il nuovo smartphone che sarà necessariamente un dispositivo con la MIUI e quindi uno Xiaomi, un Redmi o un Poco. Sul vecchio dispositivo attiviamo il GPS in modo che possa trovare lo smartphone destinatario. Non fare caso al QR code sul nuovo smartphone, dato che esso ci serve solo a scaricare l'app, cosa che possiamo fare manualmente dal Play Store. Non appena comparirà sul radar il nuovo smartphone, premiamo su di esso. L'associazione tra gli smartphone avverrà rapidamente nel giro di qualche istante e finalmente potremo selezionare le categorie di dati da trasferire. In alto nella schermata possiamo vedere quanto occupano complessivamente tutti i dati che sono divisi per categorie. Possiamo inviare le immagini, i messaggi, i contatti e la cronologia delle chiamate, audio, video e documenti, i dati delle app di sistema e le app di terze parti. Quindi, in pratica, facendo il trasferimento completo, non perderemo nessun dato del vecchio smartphone. Io, nel mio caso, andrò a selezionare solo le immagini e confermerò il tutto premendo su invia. Fatto ciò, comparirà un messaggio che ci ricorderà di non cambiare la rete durante il trasferimento. Il mio consiglio è proprio di non utilizzare gli smartphone durante questa operazione, per non rischiare di doverla ripetere più volte. Attendiamo che la percentuale arrivi al 100% ed ecco che avremo i dati sul nuovo smartphone. Potremo poi cancellarli dal vecchio dispositivo, specialmente se dobbiamo venderlo o non lo utilizziamo più. E cos'altro aggiungere? Anche per oggi è tutto. Spero di essermi meritato un like e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Io, come sempre, ti aspetto nella prossima guida. Ciao!